questa corsa è a tutte le carte in regola per poterci riuscire. Era tranquillo, Kaiser. Attenzione perché Roman Federer è pronto a insidiare lo spagnolo per la terza posizione finale da brivido. Non l'avevo previsto, entrando a corto di ossigeno e sicuramente ne beneficiavano Ferre che ha rimontato tantissime posizioni, potrebbe andare a prendersi la terza posizione, ma qui adesso bisogna focalizzare l'attenzione su questi due piloti perché c'è qua di una posizione importantissima. C'è Antonio Gheroli che all'ultimo giro ha la possibilità di andare su gradi finali. Attenzione perché Gheroli è scatenato all'interno, prova ad infilare Diego Geiser, l'ultimo giro per Antonio Gheroli che sembra di un altro pianeta in questo momento e Geiser sta soffrendo il colpo all'interno, Antonio! Ci potrebbe essere un tentativo qui, ci E potrebbe dopo essere il sorpasso di Gheroli per la prima posizione! Veramente una super mossa per Antonio Gheroli che prende il comando di questa corsa. non ha esitato, però è l'unica possibilità che aveva, l'ha sfruttata. È veramente incredibile vedere questo pilota reagire in questo modo, rimontare, crederci sempre fino all'ultimo giro, andarsi a prendere questa prima posizione che riapre veramente la lotta al campionato. 35 anni per Antonio Gheroli, 10 di meno di Kaiser, ma guardate lo stile, la classe di questo specialista della sabbia, lui la ama particolarmente e sta facendo dei numeri incredibili. Intanto resiste Olly Prato per la terza posizione su Romain Ferre che sembrava quasi pronto a sorpassare lo spagnolo. Sì, ma non è più Roman Ferre, ha preso il dritto sul salto, ha finito tutte le energie disponibili e ha deciso di prendersi questa quarta posizione. Intanto ha recuperato le energie per la terza, ma c'è Antonio Gheroli che sta andando a tagliare il traguardo con una rimonta di quelle. Super bene, Antonio Gheroli l'abbiamo visto proprio in un altro pianeta oggi, un altro anche rispetto a Gaia.